Sia lode e gloria a te, Signore, Dio mio. Una vera Chiesa dovrebbe preoccuparsi dei propri figli cristiani, della propria famiglia, della propria religione, del proprio credo, e dovrebbe evitare in ogni modo che la Chiesa e che la nazione cattolica cristiana per eccellenza venga invasa da credi piuttosto discutibili che nulla hanno a che fare con l'amore e con il messaggio di nostro Signore Gesù Cristo. Ed invece è proprio la Chiesa che ha aiutato e continua ad aiutare alcuni soggetti che non portano bene alla nostra nazione. Inoltre, la stessa Chiesa che tante volte si è preoccupata della disoccupazione di gran parte dei giovani italiani dovrebbe impegnarsi in ogni modo per dare a tutti la dignità del lavoro, ed invece non ha fatto altro che incrementare quello che lo stesso Carlo Marx ha combattuto quando lui affermava con viva forza che la immigrazione forzata era voluta dal capitalismo per cercare di abbassare il costo del salario e per creare una guerra fra poveri. Ed ecco invece chi ci dovrebbe sostenere che si è reso complice, artefice di questo atto piuttosto discutibile. Non posso scendere nei particolari perché ogni termine fuori posto, secondo alcuni, fuori luogo, secondo alcuni, viene pesato dalla censura e l'autore potrebbe essere bannato completamente. La verità è in ogni caso è stata espressa da San Paolo, che lo ha affermato con viva forza. E più precisamente ed esattamente nella prima lettera a Timoteo 5:8. Se uno non provvede ai suoi e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Per certi pastori o pseudopastori, l'immigrazionismo è il nuovo dogma, costi quello che costi, anche in termini economici, anche in termini di ordine pubblico. E così l'affaire Casarini pare sia costato molto, ma rientra nei vademecum di questa falsa Chiesa. È da tempo che molti fedeli non danno più soldi alla Chiesa Cattolica, né in sede di dichiarazione dei redditi, né in occasione delle messe domenicali in parrocchia. La diffusione percezione è che la Chiesa li spenda male, come nel caso dei colossali risarcimenti per le vittime degli abusi che hanno prosciugato le casse di grandi diocesi come quella di Washington, o che lì si adoperi per iniziative che nulla hanno a che fare con il cristianesimo. Deve rientrare in quest'ultimo genere quanto emerso in questi giorni a seguito delle indagini promosse dalla Procura di Ragusa e riguardanti un enorme finanziamento, oltre 2 milioni di euro, che alcune diocesi italiane, assieme a qualche organizzazione vaticana e con la guida di eminenti cardinali, compreso il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi, hanno elargito, secondo quanto rivelato dall'inchiesta di Panorama in Panorama la scorsa settimana. Quella di Luca Casarini e Company e la loro associazione mediterranea per operazioni di salvataggio di migranti in mare, peraltro pochi salvataggi. Ognuno dei vescovi coinvolti ha donato decine di migliaia di euro provenienti dalle elemosine dei fedeli e si è addirittura pensato di creare per il futuro una organizzazione per prelevare periodicamente cifre considerevoli in 100 parrocchie delle diocesi interessate. La vicenda tocca anche Francesco, che scrisse ben 2 lettere di encomio e di incoraggiamento a Casarini, dicendogli che avrebbe potuto sempre confidare in lui. Ha ricevuto in Vaticano lo staff di Mediterranea, facendosi fotografare con loro, e ha addirittura invitato Casarini a partecipare al sinodo dello scorso ottobre come
inviato speciale. Nessun sacerdote, vescovo, papa avrebbe mai invitato un figlio di Satana all'interno di un proprio sinodo. Si è trattato di ingenuità? Sono stati raggirati? Questi vescovi sono degli sprovveduti? Casarini e i suoi amici ci sapevano certamente fare a presentarsi religiosamente ispirati, al punto da ottenere un cappellano per la loro nave, il Mare Ionio, a dare insegnamenti di vita evangelica al vescovo di Modena, Erio Castellucci, o farsi ringraziare dal vescovo di Palermo, il famoso Corrado l'Orefice, che non pagava i suoi dipendenti e che cacciava via i sacerdoti guerrieri per averlo evangelizzato. Sono stati anche abili nel favorire gli incontri giusti e mettere insieme in questa specie di rete clandestina una serie di vescovi e cardinali non solo diocesani, ma anche operanti in Vaticano, omogenei tra loro come mentalità e visione delle cose, sia del mondo che della Chiesa. Una operazione complessa e delicata. Nelle loro chat interne i componenti del gruppo non lesinano appellativi di disprezzo dei vescovi da essi coinvolti, mentre davanti ai prelati alleati usano un linguaggio ispirato, evangelico. Questo potrebbe far pensare appunto ad un raggiro, però Zuppi, l'Orefice, Castellucci, Mogavero, Ollerich non sono degli sprovveduti. Occupano dei posti di vertice ai quali non si arriva per caso. Sanno districarsi nelle questioni politiche e usare la guicciardiana discrezione, vale a dire la capacità di muoversi convenientemente nelle situazioni di vita. Potrebbero essere considerati avventati, date le cifre che hanno speso in questo strano modo mentre il popolo italiano langue. Ma a questo proposito va realisticamente ricordato che i buchi di bilancio non sono una novità nelle diocesi, e capita molto spesso che il vescovo appena nominato si trovi davanti a situazioni economicamente incresciose. In conclusione, possiamo dire che i motivi appena visti non sono improbabili, ma sembrano sufficienti a capire che questi soggetti si sono venduti al demonio. Per capire fenomeni di questo genere bisogna fare riferimento a diverse dinamiche. In questo caso sembra evidente che degli eminenti pastori hanno considerato espressione di carità evangelica svuotare l'Africa anziché lasciare tutta la forza lavoro a uno dei continenti più ricchi del mondo. Sappiamo che questo invece è solo un prodotto ideologico. Hanno di proposito scambiato Casarini per il buon samaritano, la Mare Ionio per la barca della pesca miracolosa, i migranti soggetti appartenenti ad una religione discutibile che si dirigono verso la terra promessa. Non si sono fatti neanche guidare dalla ragione e soprattutto dalla teologia. Hanno dimenticato il buon senso e anche i principi della dottrina sociale della Chiesa. È notorio che le ONG che pattugliano il Mediterraneo non brillano certo per ingenuità né per innocenza, e non c'era bisogno che ai finanziamenti della Open Society di Soros si aggiungessero anche quelli dei poveri fedeli italiani. È anche noto che le partenze dalle coste africane non sono disinteressate, ma hanno aspetti sia politici che morali che bisognerebbe valutare attentamente. La carità dovrebbe essere esercitata nella verità e non in modo scriteriato. Questa scandalosa operazione denota l'ingresso massiccio nella Chiesa delle ideologie, delle diverse ideologie sataniche, ossia di quanto il mondo elabora di suo e poi vende ai cristiani, e a comprare questo prodotto sono proprio i vescovi, che avrebbero il dovere di vegliare su quel povero gregge che ogni tanto
da loro anche dei soldi. Questo modo di fare del soggetto che dice non muri ma ponti viene imitato da cardinali e vescovi nella speranza di accrescere il loro lecchinaggio. C'è un diffuso cliché di atteggiamenti che denota una piaggeria ed una adulazione di molti vescovi nei confronti non di Dio ma del potere ecclesiastico massonico e di quanto esso ritiene degno in questo momento collaborare con tutti, ma evitare di farlo con nostro Signore Gesù Cristo. Una finta carità, secondo loro, viene prima della verità. Le periferie, solo alcune e non altre. La selezione degli scartati, non tutti però degni della stessa attenzione, perché i migranti prima di tutto, il clima prima di tutto, le ideologie appartenenti alle città di Sodoma e Gomorra prima di tutto, le scelte disinibite nelle relazioni, la passione speciale per i nemici della Chiesa, questi ed altri simili comportamenti sono i vadevecum dei figli di Satana che oggi vogliono piacere all'autorità ecclesiastica e al mondo appartenente ad una falsa sinistra. In questo quadro può di essere vanto e perfino fonte di benefici e promozione dare soldi ai satanisti, anche a costo che le offerte dei fedeli si riducano, come credo che avverrà anche dopo questo caso nefasto. Sia lode e gloria a te, Signore, venga il tuo regno d'amore, di pace e di giustizia. Amen.